g2a.com. Visit now. Ragazzi, qua è Stephanie e bentornati in questo nuovo video di Hearthstone. Piccola premessa prima di iniziare: so che molti magari non seguono questa serie, però ultimamente ci sono stati tanti video di Minecraft, quindi chiedo maturità a tutti coloro che seguono comunque il canale, per me che faccio video giorno dopo giorno, di restare a guardare comunque anche questo video perché magari possono trovarlo interessante e appassionarsi anche loro ad Hearthstone. Iniziamo subito. Allora ragazzi, oggi assieme andiamo a vedere la lista di un mazzo che già prima delle nuove ali di Naxxramas si giocava, ma adesso è stato modificato con l'aggiunta di tante cosine abbastanza particolari. Il mazzo in questione è il mazzo Zoo, che per non essere fin troppo banale ho rinominato Welcome to the Jungle, che può essere più o meno interessante come cosa. Andiamo a vedere quali sono le strategie principali e ovviamente le carte che lo compongono. Soulfire, beh, che dire, allora, 4 danni scartando una carta può risolvere tante situazioni, e spesso e volentieri è una carta che ti fa vincere la partita, perché si tira quando non si ha niente in mano, si fanno 4 danni all'avversario e poi si attaccano tutti i nostri mostri. Power Overwhelming, allora, dà +4/+4 alla nostra creatura, però muore a fine turno. Questa viene utilizzata in combo con Nerubian Hag, che quando muore evoca un Nerubiano 4/4, e Void Terror, ovvero noi diamo +4/+4 alla nostra creatura, attacchiamo, poi evochiamo Void Terror, sacrifichiamo quella creatura per il suo effetto e lui prende +4/+4, cioè diventa devastante. Abusive Sergeant, vabbè, sono danni, creature da evocare e +2 da dare potenzialmente al nostro Nerubian Hag. Flame Imp, vabbè, danno 3/2 a costo 1. Void Walk, l'altra creatura da poter calare, anche tutte queste per attivare gli effetti di Night Jagger, che una volta evocato un minion fa un danno casuale. Direwolf Alpha per aumentare l'attacco della nostra armata di mostri ciattoli. Haunted Creeper, altra nuova carta, costa 2, è un 1-2 che potenzialmente evoca altri due ragnetti 1-1, quindi potete ben capire che in combo con il Dive Jugger è molto forte, perché se ti muori ti evoca due pedine che fanno altri due danni a caso, più sono 2-1-1. E poi può essere sempre utilizzato per Void Terror, cioè sacrificandole lui prende attacco e difesa pari al suo attacco e la difesa della carta sacrificata, in più evoca le pedine. Il Gufetto, diciamo, è la tech che si usa contro i mazzi di adesso, ovvero contro altri zoo per silenziare i Nerubian, contro mostri giganteschi con poteri troppo forti. Knife Jagger, vabbè, lo conoscete, è il minimo, è un must. In Nerubian Hag, che è la carta nuova. Harvest Golem, che vabbè, si può dire che è un Hunted Creeper un po' più forte secondo me. Shattered Sun Cleric per potenziare i nostri mostri, magari per farli passare sopra delle trappole, per permettere all'uovo di attaccare, cioè molto è anche incentrato sull'uovo, eh. Il Void Terror, ne abbiamo parlato prima. Dark Iron Dwarf, diciamo, è un Abusive Sergeant molto più grosso. Il Difensore di Argus per far sì che le nostre uova abbiano provocazione, quindi l'avversario sia obbligato ad attaccarle. E poi il +1/+1 è troppo forte, troppo. Leroy Jenkins, come può mancare, lui è la ciliegina sulla torta ogni volta. E la Mono Doomguard, che prima ne giocavo due, poi ho deciso di metterne solamente una perché due sono troppe in un mazzo. Tanto si pesca sempre, cioè il potere dell'eroe è quello di pescare tappando due. Quindi, bene, andiamo a fare una partita e vediamo quanto è forte questo mazzo. Bene, 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 allora siamo in classificato, ora sono al rank 13 perché è stata riazzerata la season, sono tornato da poco. La strategia di questo mazzo è calare più in fretta possibile tanti mostri a basso costo di mana, tipo per esempio lui, e permetterci di portare al minimo la vita del nostro avversario. Capiterà infatti spesso che prediligeremo attaccare direttamente lui e magari levargli mostri in campo, ma attenzione a fare quello che fate. Per esempio, io ora parto di Flame Imp che mi fa 3 danni e prossimo turno, diciamo, sono anche 3 danni contro il nostro avversario perché posso attaccare. L'avversario fa moneta, in modo da prendere, diciamo, il piccolo svantaggio. No, moneta potere, non mi piace affatto questa mossa. Ok, allora, noi abbiamo pescato Soulfire, però in questo momento potremmo anche pensare di fare potere attaccare lui direttamente, o addirittura un altro Flame Imp per attaccare lui. Una cosa brutta è avere in mano sia Doomguard che il Soulfire, perché c'è il rischio di scartarseli a vicenda. Allora, io usufruirei al meglio il mana, andrei a pescare una carta e andrei a levarglielo, dai. Giochiamo abbastanza calmi. Ok, è il Venarch, se avessi attaccato lui comunque me l'avrebbe distrutto, quindi va bene, dai. Ok, allora, adesso arrivano quelle situazioni in cui hai bisogno di un pizzico di fortuna, perché adesso farò Knife Juggler e a costo 1 andrò a fare il Flame Imp, sperando che il potere di Knife Juggler colpisca l'Elvenarce. Ti prego! Ovviamente il nostro avversario. Oh, ragazzi, ma è sempre così. Allora, Harvest Golem con l'1-1 ci attacca e passa. Leroy Jenkins non è molto utile in questo momento, sinceramente. Potrei sfruttare al meglio il nostro Void Terror, che non sarebbe male, ovvero fare Power Overwhelming sul 3-2, renderlo un 7-6, attaccare lui e poi trasformarlo. Sono 10 danni in faccia all'avversario. Allora lo facciamo,
7-6, 3-2, Void Terror trasforma il 7-6 e speriamo che il danno di Knife Jagger cada sull'1-1 a questo punto, ovviamente sull'avversario. Quindi adesso abbiamo un 10-9 in campo di quarto turno e a meno che l'avversario non abbia carte abbastanza forti, siamo in vantaggio. Esatto, tipo Equality che trasforma la salute di tutti in 1, è una carta abbastanza forte. Buono, mi ha ripulito il campo, lui però ha 18 di vita, come vi ho detto questo mazzo predilige ad andare in faccia all'avversario ed è quello che faremo. Leroy, tacco, lo mando a 12 ed evo il Void Walker. Perché questa mossa può essere un po' azzardata, è vero, però adesso io che ho 4 danni in mano devo solamente fare altri 8 successivi danni al nostro avversario. Difensore di Argus probabilmente è una carta che non ci voleva, ecco, vaffancore. Va bene, non demordiamo, siamo ancora in gara. Ok, Argent Squire, andiamo a pescare, va. Facciamo l'Harvest Golem, il Divine Shield e passiamo. Non potrà avere risoluzioni a tutto, eh. Ok, Knife Juggler anche il mio avversario. Evoca la pedina. Se il danno cade sul Divine Shield. Ah, è comunque sfiga, eh. Però va bene, va bene. Uno scudo divino è tolto. Wow, wow. Allora, devo ponderare a fondo a questa decisione. Io non sprecherei, non perderei il Soulfire per la Doomguard, sinceramente. Siamo a 14. Allora, se attivo il nostro potere, vado a 4 carte in mano. Se tiro Soulfire e scarto Doomguard, è una sfiga incredibile. Che noi dobbiamo avere sia il Soulfire che la Doomguard a portata di mano, altrimenti si è perso. Allora, intanto ti levo quello. Va bene, dai, lo faccio. No, un altro Soulfire! Non ci voglio credere! Oh mio Dio! Non ci voglio credere. Allora, la mossa più giusta da fare è Soulfire e sperare che scarti Knife Jagger. Se scarta l'altro Soulfire va bene. Se scarta la Doomguard è sfiga. Oddio, zitti tutti. No, il Soulfire. Cazzo. Va bene, va bene, va bene. Lo mando a 3, dai. Lo mando a 3, va bene, va bene. Speriamo, speriamo. Non abbiamo più il Soulfire nel mazzo, eh. Era l'unica possibilità che avevamo di vincere. Speriamo che adesso lui non riesca né a buttarci il 5-7 né a mettere in provocazione, se no abbiamo perso. L'unica è che se lui si impegna a levarmi il 5-7, io pesco il Dark Iron Dwarf, do più 2 più 1, do più 2 più 0 alla mia questa Geggino V e poi attacco V. Un Argent Squire. Vabbè. Sì, pure il danno. Il danno sulla Doom, guarda, non ci voglio credere. Ragazzi, no, non c'è, questa è sfiga. Questa è sfiga, non c'è verso. Cioè, mi ha fatto il danno sulla Doom, guarda. Vi rendete conto? Mi ha fatto il... Adesso abbiamo perso. Dai, non ha senso, però, Porca miseria. Ale! Ale! Il Dwarf Iron Dwarf arriva adesso. Va bene ragazzi, niente, abbiamo perso. Ovviamente in questo gioco non si può sempre vincere, dipende anche da come girano le carte. Il mazzo però, come avete visto, è molto forte. Io ho giocato forse fin troppo aggressivo. Se avessi giocato un pochino più tranquillo sarebbe stato meglio. Ma pazienza, non importa, non si può sempre vincere. Io vi ho lasciato qua sotto durante tutto il tempo del video la lista del mazzo, e se volete provarlo, provatelo, non costa neanche tanti soldi. Ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Guarda sempre tutto.